di Spencer TV. Rotocalco di cultura e informazione da Volterra e la Toscana, di Pietro Gasparri. Condotto da Pietro Gasparri e Gianna Fabrizi. Facciamo i conti col turismo. Di Gianna Fabrizi e Pietro Gasparri. Oggi parliamo di turismo. Ci troviamo a Castelnuovo Val di Cecina, in provincia di Pisa, nel cuore dell'area geotermica dell'Alta Val di Cecina. Questi sono luoghi dove si parla del buon bere e del buon mangiare, ricchi di storia e di cultura. E l'idea di parlare di turismo ce l'ha data l'inaugurazione di una nuova struttura ricettiva. Il turismo in Alta Val di Cecina non è certo una cosa facile. Qui non esistono superstrade o autostrade che portano in automatico i flussi turistici a visitare questi territori. Qui si viene perché si vuol visitare cose molto specifiche. Addirittura è già un turismo marginale rispetto a quello che si ha nella zona di Volterra. Ecco quindi che per Castelnuovo Val di Cecina e per tutta l'Alta Val di Cecina sono necessari interventi di marketing ben precisi. Con il sindaco di Castelnuovo parliamo di turismo. Abbiamo detto che qui in questo territorio non è un turismo facile, non è un turismo che viene quasi in automatico, ma è un turismo molto particolare. Sì, lei ha colto un aspetto che questa parte della Toscana, sebbene abbia un livello di risorse che non la rendono, come dire, seconda rispetto ad aree più conosciute della nostra regione, è sicuramente una zona nella quale c'è bisogno di avviare un processo di promozione del turismo. Però le potenzialità ci sono. Noi abbiamo avuto nel 2010 il riconoscimento della bandiera arancione del Touring Club, che è una sorta di certificazione delle potenzialità turistiche di questo territorio. Quindi che cosa significa? Significa che ci sono le possibilità per una strategia che rilanci questo settore e lo organizzi, mentre fino ad oggi abbiamo avuto un turismo essenzialmente di flussi spontanei. E poi ovviamente la sfida deve essere raccolta anche dagli imprenditori, dai soggetti privati. Questo è un bellissimo esempio di aver raccolto questa sfida, di aver creduto in questa prospettiva, perché serve anche un miglioramento e un adeguamento delle strutture ricettive. Finalmente siamo arrivati all'inaugurazione di questa struttura che è una ristrutturazione. Sì, esatto, una ristrutturazione di un locale che è stato costruito da nonno Alberto negli anni 60. È partito da zero, ha creato dal nulla questo albergo, che allora era anche all'avanguardia, era un albergo fatto con tutti i criteri. Naturalmente sono passati 50 anni, c'era bisogno di un rinnovamento, c'era bisogno di una rinfrescata e l'abbiamo data. Come si chiama? È nato come Motel Conti, perché all'epoca, nato vicino a un distributore, era un motel. Noi abbiamo modificato e abbiamo dato un nome un po' più moderno, che è Hotel dei Conti. E che cosa offrite ai vostri ospiti? Ma qui troveranno sicuramente tanta ospitalità. Buona cucina. Un centro benessere. Come le è sembrata questa ristrutturazione? Ma è spettacolare, bellissima. Meraviglioso. E da Castelnuovo Val di Cecina è tutto.